ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di tecnica Müller. Oggi vediamo che cos'è. Me l'avete chiesto in tantissimi, quindi oggi voglio spiegarvi un po' il perché esiste, che cos'è, vediamo un po' tutto quello che c'è da sapere su questa tecnica. Allora, per prima cosa, questa non è una vera e propria tecnica. Non è che il signor Müller si è messo lì con le bacchette e ha detto adesso faccio una nuova tecnica di batteria. No, anche perché lui non era neanche un batterista, ma semplicemente una tecnica che ha inventato guardando gli altri batteristi. Perché questa è una tecnica che magari anche voi state già utilizzando senza saperlo, però ci sono alcuni modi per sfruttarla al 100%, perché questa tecnica permette di avere molta più potenza, perché ad esempio quando andiamo a fare un groove avere molta più potenza sul rullante, e ci permette di fare molti colpi con molti meno movimenti, quindi riusciremo ad andare più veloce facendo meno fatica. Oggi ci soffermeremo non solamente sul polso, come abbiamo visto nel freestroke qualche settimana fa, ma la parte più importante della tecnica Müller è il gomito. Noi dovremo soffermarci oggi sul gomito, pensare solo a lui. Quindi per prima cosa incominciamo a capire qual è il movimento. Ci mettiamo in posizione rilassata nel centro del nostro pad e senza pensare a nulla, pensando solo al nostro gomito, lo muoviamo avanti in questo modo, non laterale così, ma avanti. Facendolo andare avanti e tenendo la bacchetta sempre in mezzo al nostro pad, succederà questo, fin quando arriveremo con la bacchetta perpendicolare al pad. Quindi il primo movimento è questo. Pensando solo al gomito, andiamo su. Ovviamente non vedremo mai un batterista con il braccio così, a meno che non abbia veramente bisogno di pestare come un dannato, ma questo è per farvi vedere il movimento completo. Di qua dovremo dare un colpo di frusta, diciamo, con il nostro gomito, in modo da riuscire a dare il colpo. Come fare a dare il colpo di frusta? Teoricamente la tecnica Müller, quando arrivi qui, dice passa dietro la testa e dai il colpo. Fatelo per capire bene il movimento, ma in realtà fare questa cosa qua è troppo, non la farete mai. Quindi di qua pensate di fare un palloncino con la punta della bacchetta. E quando arrivate sopra il centro del pad, andate giù perpendicolarmente. Perché guardate, se io da questa posizione qua tiro giù il gomito, succede proprio questa cosa qua. E quindi poi io potrò dare il colpo. Quindi inizialmente i movimenti saranno due. Uno, due. Ovviamente fate la stessa cosa con la mano sinistra, sempre palloncino. E poi andate giù. Una cosa veramente molto importante è questa. Quando vi spostate, mi raccomando, fate molta attenzione che la punta della vostra bacchetta rimanga in centro in qualsiasi caso. Non spostatela mai dal centro, non fate mai questa cosa qua. Per la parte che dobbiamo vedere dopo, assolutamente è indispensabile rimanere qua in mezzo durante tutti i colpi. Quindi all'inizio, perché vi ho detto che possiamo fare un sacco di colpi e fino adesso ne abbiamo fatto uno per volta? Perché il fatto di muovere il gomito avanti, non laterale, ma avanti, ci permette di fare altri colpi, che saranno delle ghost. Mo' vi spiego. Allora, partiamo con un colpo normale o anche con la Müller se vogliamo. Adesso che abbiamo imparato il movimento completo e l'abbiamo fatto mille volte, non lo faremo più proprio completamente, ma andremo avanti col gomito e faremo un palloncino un pochettino più piccolo, in modo da avere sempre potenza ma un pochettino meno, e più che altro non dover fare il movimento completo che ci richiede comunque tempo. Noi adesso abbiamo due possibilità: o apriamo il gomito tenendo la bacchetta distanziata un centimetro, due centimetri dal pad, e poi diamo un colpo di nuovo come prima, oppure se noi facciamo un piccolo scatto col gomito può succedere anche questo. Facciamo una piccola ghost sempre sul centro, perché ovviamente noi siamo rimasti in centro con la punta della bacchetta. Quindi colpo normale, ghost, colpo normale. All'inizio pensatela molto meccanica questa cosa, pensate proprio robotico, cioè per riuscire a prendere bene confidenza con quello che state facendo. Dopo un po' diventerà molto molto più semplice. Ok, vi starete chiedendo, vabbè, ma cosa me ne faccio? Lo posso anche fare così. A questa velocità si può anche fare in questo modo. Però se si va su di velocità, provatelo a fare anche solo a questa velocità senza l'aiuto del gomito, è veramente difficilissimo. Perché? Perché questo ci permette di fare in pratica in un movimento due colpi. Ovviamente fate sempre anche tutto di sinistra, quindi due cose: quando dovete andare su di velocità non riuscirete più a fare tutto il movimento completo, quindi pian pianino avvicinatevi sempre di più al pad o al rullante o al charleston, perché è un movimento che si fa veramente tantissimo sul charleston. Ad esempio quando si suona un 4 quarti normale,
E poi l'altra cosa è che anche il movimento non riusciremo a farlo ampio, quindi in questo caso entra in gioco anche il polso, e in pratica lo stesso movimento che faceva il gomito lo fa il polso, però non verso avanti ma verso l'alto, quindi il movimento sarà questo: primo colpo normale e poi tireremo sul polso. Ci sono tanti che lo fanno solo di polso, quindi in questo modo qua ci sta. L'unica cosa è che secondo me non si riesce ad avere abbastanza potenza, quindi mi aiuto anche un pochettino col gomito. Con la sinistra, mi raccomando, esercitatevi tanto perché fa molta molta fatica. Quindi ora abbiamo visto un accento e una ghost. In realtà di ghost ne possiamo fare quante vogliamo. Vi ricordate prima, vi ho detto, dovete essere robotici. Se vogliamo aumentare il numero di colpi, il numero di ghost. Se vogliamo aumentare... c'è una cimice. Oh. Si vede? Fai un bel volo. Ciao. Basta che aggiungiamo uno scatto. Quindi, primo colpo. E poi faremo due scatti, quindi uno, due. Gli scatti col gomito saranno un pochettino più piccoli, quindi uno, due. Perché dobbiamo avere la possibilità di farne due. Se noi facciamo uno, due, è impossibile. Ovviamente all'inizio lo facciamo a scatti, poi questa cosa qua diventerà più fluida, quindi... quindi lo possiamo usare come ho fatto adesso con le terzine, oppure ad esempio fare... ovviamente anche con la sinistra. Cosa importante, cacchio, non ve l'ho detto, mi sono dimenticato! Quando suonate non tenete strettissime le bacchette, perché sennò non riuscite poi a fare il movimento bello fluido. Quindi lasciate andare un pochettino le bacchette, che tanto se avete l'impugnatura giusta non vi scappano. Ok? Ovviamente poi di qua in avanti mettete di tutte le ghost che volete. Potete mettere anche un accento e tre ghost, quindi... facendo in tutto 4 colpi. Però ricordatevi che più ghost ci sono, più dovete fare scatti, tra virgolette, all'inizio per studiarlo con il gomito. Quindi se fate un accento e tre ghost... scatto, scatto, scatto. Incominciate a studiare pian pianino, solamente su una mano, per capire bene il movimento. Prima fatelo robotico, poi cercate di renderlo più fluido tenendo le bacchette un pochettino più molli, diciamo. Poi se volete farlo con mani insieme, potete fare tutti gli esercizi facendolo con le mani proprio in unisono. Questo, se lo fate davanti a uno specchio, capite bene se il movimento è giusto o comunque è uguale da tutte e due le parti oppure no. Mi raccomando, fate gli unisoni, non i flam come me. Quindi imparate bene il movimento e rendetelo vostro, e poi dopo metteremo le mani insieme. Non vi preoccupate, soprattutto non abbiate fretta. Commentate per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa. Scrivetemi se volete video su altri esercizi, su altre tecniche. Se le conosco, ve lo faccio volentieri. Qui sotto trovate anche il link al sito GhostTube per leggervi l'articolo di oggi, ma soprattutto il link per scaricare il PDF, dove vi ho scritto tutti gli esercizi che abbiamo fatto oggi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!